Il Napoli di Spalletti continua a vincere e lo fa anche in Champions 2-0 all'Eintracht di Francoforte in terra tedesca. Poi ci sarà il ritorno in un Maradona strapieno, ma andiamo subito a vedere chi sono i top e i flop di questa partita. Sicuramente tra i top il capitano Giovanni Di Lorenzo, un bel 7,5 in pagella per lui, e non è solo il gol, che un gol pesante e importante, ma che è la ciliegina sulla torta di una prestazione di grandissima qualità e quantità nelle due fasi di gioco, bene nel reggere gli esterni dell'Eintracht, molto bene anche a farsi vedere in avanti e a far funzionare la catena di destra con il Chucky Lozano. Beh, è un altro dei top, è il Chucky Lozano che becca anche lui un bel 7,5 in pagella, un assist, un palo, un secondo assist su un gol annullato, ma è anche tanto altro, e il gol davvero sarebbe stata per lui come per Di Lorenzo la ciliegina sulla torta di una prestazione magnifica e praticamente indemoniato, una gara pazzesca in cui davvero gli avversari non lo vedono mai, e beh, e se gioca così sicuramente sarà difficile per Matteo Politano riprendersi il posto. Beh, ma quello che conta è che il Napoli abbia trovato anche lì sulla fascia destra come sulla sinistra per fare il suo punto fermo in questa parte della stagione. Beh, poi un altro top è anche Victor Osimhen, anche per lui 7,5 in pagella. Beh, forse la prestazione non è arrivata a quella dei livelli degli altri due compagni di squadra, ma è il gol che è pesantissimo, è il rigore procurato, poi purtroppo sbagliato da Kvara, è il gol ancora segnato e poi annullato per fuorigioco. Beh, un attaccante deve fare questo, deve buttare la palla in porta, e lui lo sta facendo e non si ferma praticamente più, oltre a fare un preziosissimo lavoro di pressing sulla costruzione degli avversari che porta spesso a recuperare palloni. E a proposito di recuperare palloni, un bel 7,5 in pagella anche allo Botka, una gara davvero pazzesca anche per il regista del Napoli che recupera tantissimi palloni, quello sul primo gol è davvero straordinario, ne smista altrettanti. Beh, si era letto in questi giorni sui quotidiani, sui giornali, anche spesso nelle interviste di ex calciatori, che poteva essere la gara di Lobotka. Beh, chi l'ha detto ci ha azzeccato, perché è stato davvero il fattore determinante in questa partita. Dal suo piede sono stati recuperati i palloni per poi ribaltare il fronte e andare a segnare. E concludiamo dicendo che flop non ce ne sono, perché questa è una vittoria di squadra in cui mister Spalletti, a cui abbiamo dato un bel 8 in pagella, ha ancora una volta valorizzato l'intera rosa, l'intero gruppo, ha fatto tutte le scelte perfette, ha dimostrato ancora una volta che con il lavoro, il suo modo di giocare pian piano, sta portando anche a risultati. Lo scudetto è, diciamo, a buon punto, e chissà che non possa anche entrare in gioco il sogno Champions. Ma se vogliamo trovare il pelo dell'uovo, alla fine un flop c'è, e lo possiamo dare agli addetti ai lavori dell'Eintracht Francoforte. Ricorderete sui social la foto circolata con del tabellone lì dello stadio, appunto, dell'Eintracht durante la rifinitura del Napoli, Eintracht Napoli 2-0. Beh, è stato un flop, perché alla fine il risultato è stato l'esatto opposto.